A Teramo al via il progetto Wi-Fi for EU, iniziativa promossa dall'Unione Europea che ha come obiettivo quello di creare postazioni gratuite e libere in centro per internet a favore di cittadini, visitatori e turisti. Per adesso la zona coperta è quella del centro storico tra Piazza Martiri, Piazza Orsini e Piazza Sant'Anna. Il Wi-Fi libero è già operativo in centro città, ma si svilupperà nei prossimi mesi e anni anche nelle aree periferiche. Il finanziamento per i comuni che se ne sono aggiudicati, così come il nostro, prevede l'attribuzione di un voucher di 15.000 euro destinato all'acquisto e all'installazione degli hotspot negli spazi scelti dai comuni stessi. Per quanto riguarda il nostro comune, il progetto Wi-Fi for EU andrà a servire con connessione Wi-Fi l'area di Piazza Martiri, Corso San Giorgio, Piazza Orsini, Corso De Michetti e Piazza Sant'Anna. Il progetto Wi-Fi for EU è un progetto che si innesta all'interno di un progetto molto più ampio di innovazione e di digitalizzazione che l'amministrazione sta portando avanti, aree pubbliche che saranno poi implementate con il progetto anche di Wi-Fi Piazza Italia, a cui il Comune sta lavorando, che andrà ad ampliare le aree fornite a connessioni con l'obiettivo di estenderci quanto più possibile anche nelle zone periferiche. Connettersi a Wi-Fi for EU sarà molto semplice, le aree individuate sono evidenziate con una cartellonistica specifica, la rete Wi-Fi è denominata Wi-Fi for EU, non ci sarà bisogno di autenticazione e di registrazione e basterà connettersi con un semplice clic. L'attenzione che l'amministrazione rivolge a questa tipologia di finanziamenti, come dicevo prima, si innesta all'interno di un processo di innovazione e digitalizzazione molto più importante, partendo anche dall'assunto della consapevolezza di quanto la rete e la comunicazione siano importanti, visto soprattutto in questo periodo anche di coronavirus, dove l'assenza e le difficoltà causate dall'assenza di relazioni hanno posto l'accento di quanto sia maggiormente importante l'utilizzo e lo sviluppo di risorse come la connessione.